Finita la fase delle corse campestri, le gare dei giochi studenteschi si spostano sulle piste da sci. Il primo appuntamento con lo sci di fondo a Valbondione nei giorni scorsi, per le fasi provinciali. In gara più di 200 ragazzi delle scuole medie, superiori e disabili. Con lo sci nordico apriamo appunto la prima gara, la prima manifestazione che è riservata agli alunni delle scuole medie e superiori e diversamente abili. Poi sono impegnati circa 200 ragazzi delle due scuole di ordine e poi proseguirà a febbraio la prima manifestazione al Montepora dello sci alpino e snowboard per le scuole medie e l'8 febbraio a Colere per la seconda manifestazione per le scuole superiori, sempre di sci alpino e snowboard. Sono impegnati per le altre due manifestazioni circa 800-900 ragazzi delle due scuole di primo e secondo grado, di tutta di Bergamo e provincia. Poi invece la finale regionale sarà svolta a marzo a Chiesa Valmalenco. I giochi studenteschi sulla neve coinvolgono in Bergamasca circa 14.000 ragazzi, un'attività che dunque unisce all'indubbia finalità educativa la promozione delle stazioni sciistiche del territorio, che in questo modo vengono sfruttate al meglio anche nelle giornate di minore afflusso turistico. È sicuramente un'iniziativa che a livello educativo nella scuola ha una grande valenza. Qui nella Bergamasca in tanti anni abbiamo consolidato un gran numero di manifestazioni, basti pensare che siamo arrivati a organizzare circa 70 manifestazioni che hanno impegnato circa 14.000 ragazzi delle due scuole di primo e secondo grado. Gli sport di scivolamento in tre manifestazioni coinvolgono tanti ragazzi proprio per la grande tradizione che c'è nella Bergamasca per queste attività. Sicuramente c'è una ottima promozione delle stazioni sciistiche del nostro territorio, anche perché oltre alle fasi provinciali le scuole che partecipano hanno consolidato come tradizione anche l'organizzazione di fasi interne ad ogni istituto e quindi riescono anche in giorni infrasettimanali a riempire le nostre stazioni sciistiche per gare che sono interne.